Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura la tragedia che ha colpito la famiglia dell'ex consigliere comunale Daniele Zuccarello a causa della morte del figlio Matteo, nato il 15 luglio scorso all'ospedale Papardo di Messina e deceduto il giorno dopo. I genitori hanno richiesto alla magistratura di fare chiarezza sul caso, emessi 6 avvisi di garanzia per i medici coinvolti nella cura del neonato. E sono anche 6 gli indagati nell'ambito dell'ultima tranche dell'inchiesta sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, avviata dopo la scoperta di un condominio nel centro di Mazara del Vallo, frequentato dal capomafia e dalla sua amante Lorena Lanceri, fino all'ottobre del 2022. La procura di Termini Imerese ha richiesto un incidente probatorio per valutare le condizioni di Giovanni Barreca, accusato insieme alla figlia Sabrina Fina e Massimo Carandente di aver ucciso la moglie e 2 figli nella loro villetta ad Altavilla. Sarà necessaria una perizia psichiatrica per stabilire se Barreca al momento degli omicidi fosse incapace di intendere e di volere. Sarà eseguita oggi invece l'autopsia per determinare le cause della morte della donna di 38 anni trovata impiccata in una casa vacanza affittata a Fondachello, nel Catanese. Il compagno è stato interrogato a lungo dai carabinieri come persona informata sui fatti. Per confermare la sua assenza al momento della morte della donna, il 40enne, che non è indagato, ha fornito degli alibi che adesso sono al vaglio degli inquirenti. E in chiusura l'operazione della finanza di Trapani, che ha portato ad indagare 3 soggetti per circonvenzione di persone incapaci e autoriciclaggio. Nel mirino un noto medico in pensione senza coniuge e figli, svaligiato dei suoi beni. Tra i coinvolti anche il cugino, che insieme ad altri 2 avrebbe approfittato dello stato di infermità psichica dell'uomo. I dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.nosicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a più tardi.